mai più che adesso fratelli che mai. Era il 1945 quando la voce di Sandro Pertini, partigiano membro del Comitato di Liberazione Nazionale nonché futuro Presidente della Repubblica, invitava gli italiani alla rivolta. A distanza di 75 anni risuona l'eco di un bellissimo discorso che tenne alla Camera nel 1970 quando era Presidente della Repubblica. Un discorso del quale vi leggo un brevissimo passaggio. Non permetteremo mai che il popolo italiano sia ricacciato indietro, anche perché non vogliamo che le nuove generazioni debbano conoscere la nostra amara esperienza. Per le nuove generazioni, per il loro domani, che è il domani della patria, noi anziani ci stiamo battendo da più di 50 anni. Ci siamo battuti e ci battiamo perché i giovani diventino e restino sempre uomini liberi, pronti a difendere la libertà e quindi la loro dignità. Nei giovani noi abbiamo fiducia. Questo 25 aprile sarà diverso per il momento storico che stiamo vivendo a causa della pandemia, ma assume un valore simbolico. I giovani, la nuova generazione di uomini liberi, sono chiamati a custodire questa eredità e a riflettere sulla sua importanza, spesso data per scontato. Ma un'altra riflessione risulta importante, quella sulla parola resistenza. E un pensiero va necessariamente a quanti in prima linea stanno resistendo contro il coronavirus, con l'augurio carico di speranza che la nostra Italia possa presto essere libera dalla crisi sanitaria, che è anche sociale ed economica. Auguriamo a tutti, a nome del Club per l'UNESCO di Giurdignano, una buona festa della liberazione. Ringrazio e passo la parola agli altri membri del club che hanno voluto condividere le loro idee, le loro riflessioni sul tema della libertà e anche leggere passi tratti dalla nostra letteratura. Io leggerò un dialogo tratto da Roma città aperta. Ma quando finirà? Ci sono dei momenti che non ne posso più. St'inverno sembra che non debba finire mai. Finirà, Pina, finirà. E tornerà pure la primavera e sarà più bella delle altre perché saremo liberi. Bisogna crederlo, bisogna volerlo. Vedi, io queste cose le so, le sento, ma non te le so spiegare. Ma io credo che sia così, che non dobbiamo avere paura, né oggi né in avvenire, perché siamo nel giusto, nella via giusta. Capisci, Pina? Noi lottiamo per una cosa che deve venire, che non può non venire. Forse la strada sarà un po' lunga e difficile, ma arriveremo e lo vedremo un mondo migliore. E lo vedranno soprattutto i nostri figli. Per questo non devi avere paura. Mai, Pina, qualunque cosa succeda. Vero? Sì, Francesco, ma io non ho paura. Mai. Ciao a tutti, sono Giorgia. E per celebrare l'anniversario della liberazione dell'Italia, ho deciso di mangiare questo giorno con una poesia del grande scrittore, nonché
Per ricordare la liberazione d'Italia, vorrei leggervi una poesia di Giuseppe Colzani. Avevo due paure. La prima era quella di uccidere, la seconda era quella di morire. Avevo 17 anni, poi venne la notte del silenzio. In quel buio si scambiarono le vite. Incollati alle barricate, alcuni di noi morivano d'attesa. Incollati alle barricate, alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile. Buon 25 aprile a tutti! La guerra partigiana, la resistenza e la liberazione sono i grandi temi del neorealismo letterario italiano, da Elio Vittorini con Uomini e No, a Carlo Cassola con La ragazza di Buba e poi ancora Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. Quest'ultimo narra la guerra partigiana da una prospettiva inedita. Il piccolo protagonista è infatti Pin. Questo perché, come scriverà lo stesso autore nella prefazione del 1964, avvertiva il tema della testimonianza della resistenza come troppo impegnativo e solenne. Lo scritto è dedicato a Kim e a tutti gli altri, ed è proprio il partigiano dedicatario a richiamare il lettore in poche righe alla presa di coscienza e al compimento di azioni consapevoli. Perché, contrariamente a quanto pensiamo, i nostri gesti non sono mai insignificanti. Riflessione oggi più che mai attuale. Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia e tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano. Buona festa della liberazione. Salve, vorrei presentarvi il discorso di Piero Calamandrei agli studenti milanesi nel 1955. Egli, dopo una breve introduzione all'interno della quale spiega il tipico atteggiamento dei giovani, atteggiamento di indifferentismo nei confronti della politica, ricorda a tutti noi quali sono i veri valori della libertà, facendo riferimento ai principi della Costituzione. La libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare. Quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai. E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai. Ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, vigilare dando il proprio contributo alla politica. Nella Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato. Tutti i nostri dolori, le nostre sciagure e le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui, in questi articoli. A saper intendere, dietro questi articoli ci si sentono delle voci lontane. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, caduti combattendo, fucilati, impiccati. Torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, no, non è una carta morta, è un testamento. È un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne dove caddero i partigiani. Nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, con il pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Vi presento inoltre la storia di giovanissimi combattenti che hanno sacrificato la propria vita per difendere il nobile ideale di libertà, abbandonando tuttavia sogni, amori, speranze e illusioni di una giovinezza che purtroppo nessuno potrà restituir loro. Dante Agnetti, 21 anni, detto Folgore, meccanico, partigiano nella formazione, fucilato l'11 aprile 1945. Maria Luisa Alessi, 33 anni, impiegata, fucilata il 26 novembre 1944. Ba Valerio Bavassano, 21 anni, elettromeccanico, fucilato il 19 maggio 1944. Achille Barilatti, 22 anni, studente,
fucilato il 23 marzo 1944. Inoltre vorrei ricordare le ultime parole di Giancarlo Passavalli, un altro partigiano morto il 21 dicembre 1943 per difendere la libertà. Muoio per la mia patria. Ho sempre fatto il mio dovere di cittadino e di soldato. Spero che il mio esempio serva ai miei fratelli e compagni. Iddio mi ha voluto. Accetto con rassegnazione il suo volere. Non piangetemi, ma ricordatemi a coloro che mi vollero bene e mi stimarono. Viva l'Italia! Raggiungo con cristiana rassegnazione la mia mamma, che santamente mi educò e mi protesse per i 20 anni della mia vita. L'amavo troppo la mia patria, non la tradite. E voi tutti giovani d'Italia, seguite la mia via e avrete il compenso della vostra lotta ardua nel ricostruire una nuova unità nazionale. Perdono a coloro che mi giustiziano perché non sanno quello che fanno e non sanno che l'uccidersi tra fratelli non produrrà mai la concordia. A te, papà, l'imperituro grazie per ciò che sempre mi permettesti di fare e mi concedesti. Gino e Gianni siano degni continuatori delle gesta eroiche della nostra famiglia e non si sgomentino di fronte alla mia perdita. I martiri convalidano la fede in un'idea. Ho sempre creduto in Dio e perciò accetto la sua volontà. Baci a tutti, Giancarlo. Vorrei ringraziare la mia professoressa di storia e filosofia Laura Quarta, in quanto mi ha contribuito nella selezione delle fonti. Vorrei ringraziare il Club UNESCO per la bellissima iniziativa e vorrei ringraziare ogni uomo e ogni donna che è morto per conquistare la libertà. Grazie. L'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Alcide De Gasperi, di concerto col Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgio Amendola, legittimarono la data appunto del 25 aprile in un contesto storico, politico e culturale molto importante, laddove finalmente il senso vero di nazione, il senso di popolo, il senso di etnia, di appartenenza e soprattutto il senso di responsabilità e di libertà portarono tutti gli italiani a rivedere un po' le proprie posizioni. È un momento quasi come quello attuale, in cui tutti dovremmo cercare e ci riconosciamo in un insieme, dove l'egoismo, dove l'individualismo e il particolarismo non dovrebbero e non hanno per certi versi più un loro senso di essere, ma c'è l'insieme, c'è un noi, non c'è un io soltanto. E quindi ci sentiamo tutti più solidali, più fraterni, più, anche più liberi di poter determinare meglio i concetti fondamentali che reggono la qualità della nostra vita. Quello fu un periodo veramente importante che portò ad altri momenti più interessanti, come per esempio i primi 12 articoli della Costituzione della Repubblica Italiana su 139 che si chiamano appunto principi fondamentali, in ordine ai quali poi la nostra Repubblica nacque. Una cosa importante, bisogna dire a distanza ormai di 75 anni, quindi di 3 generazioni, ed è un concetto che numericamente, sinteticamente devo esprimere per rendere meglio la gravità della situazione in cui si è venuta a dinamicizzare la vita della Repubblica. Questa si chiama ingovernabilità, cioè in 75 anni pari pari di storia della Repubblica si sono succeduti ben 64 governi. Ciò significa che la Costituzione formale è senz'altro invidiabile anche da parte di altri ordinamenti, di altri stati, ma dal punto di vista della sua attualità materiale ha perso molto di consistenza. I giovani devono sapere che la guerra di liberazione di cui si è fatto vessillifera l'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani è vero che numericamente fu compiuta da persone che appartenevano, da connazionali che appartenevano di più alla frangia, diciamo così, della sinistra, ma non sono mancate nobili iniziative e anche il sangue che è stato versato da parte di altre componenti della vita politica, di democristiani, di ex Partito Popolare Italiano, il Partito Liberale e quant'altri, che hanno comunque concorso al concerto della liberazione che si sta festeggiando. Questo
ci porta a capire che quando siamo davvero solidali e siamo uniti intorno a valori che riconosciamo fondamentali, dobbiamo poi darci da fare nel doverli realizzare, perché se non si realizzano nel tempo, sfumano, diventano ricordi di un passato, e allora i partigiani che partecipano anno per anno diventano sempre di meno, ma i giovani spariscono, non ci sono più. Dovrebbe supplire l'educazione, la conoscenza, attraverso la storia, attraverso le scuole e le università, ma le cattedre di storia sia a livello universitario e sia a livello di scuole medie e superiori vengono sempre più dimagrite. In questi ultimi anni abbiamo assistito ad un meno 600 cattedre in tutta Italia negli Atenei. D'altra parte l'insegnamento della storia è stato reso sempre più risibile, 2 ore la settimana in generale nei vari indirizzi di studio, ma la storia, se veramente vogliamo che sia o diciamo che possa essere magistra vitae, mi sembra che abbia delle basi molto deboli per dare il peso che una coscienza dovrebbe assumere, una coscienza nazionale dovrebbe assumere di per sé attraverso le persone, per poter capire che cosa significa nel profondo libertà, responsabilità, fraternità. Buongiorno e buona festa della liberazione a tutti voi. Oggi voglio ricordare e celebrare questo anniversario ricordando ciò che accadde a Napoli dal 27 al 30 settembre del 1943, le famose 4 giornate di Napoli, che peraltro sono state rappresentate in un bellissimo film di Nanni Loi del 1962. Ebbene, cosa accade a Napoli di diverso rispetto alle altre città d'Italia e rispetto agli altri luoghi d'Italia? Accade che i napoletani, per liberarsi della presenza dei tedeschi e quindi dei nazisti nella propria città, non attesero l'aiuto degli alleati, delle forze anglo-americane, ma fecero tutto da soli, con atti di coraggio, di eroismo, anche di astuzia, e lottarono sì i giovani patrioti napoletani, ma non soltanto loro, venivano aiutati dalle loro mogli, dai loro padri, dai loro nonni e anche dai loro figli. Ed è proprio di un figlio di Napoli che vi voglio parlare. Gennaro Capuozzo, per tutti conosciuto con il nome di Gennarino, aveva 12 anni, lui era nato nel 1930 e faceva l'apprendista presso una bottega di calzaturificio. Ebbene, il 27 settembre, la mattina del 27 settembre, Gennarino scese nel vicolo per andare appunto a lavorare, quando a un certo punto udì degli spari fuori dal vicolo. Allora si avvicinò per capire cosa fosse accaduto e vide a terra 3 corpi esanimi, erano una mamma, un bambino e un papà, e vide anche un camioncino con dei tedeschi che si allontanavano. Ebbene, sempre nei pressi del vicolo c'era anche un gruppo di ragazzi un po' più grandi di lui che erano evasi dal carcere minorile, e questi ragazzi erano ben intenzionati a combattere essi stessi, appunto i tedeschi. Gennarino non ci pensò su più di tanto, tornò a casa, prese un panino, una borraccia e disse a sua madre: «Mamma, non mi aspettare questa sera, perché io tornerò soltanto quando Napoli sarà libera dai tedeschi». Si mise a capo di questo gruppo: «Voglio, correre, venite, che dobbiamo aiutare i nostri patrioti». Cosa facevano? Prendevano e rastrellavano le armi che si trovavano nei pressi dei caduti tedeschi e li portavano proprio ai loro patrioti affinché portassero avanti questa lotta e questa resistenza. Ma le notizie che giungevano erano sempre più gravi e sempre più tristi. Per esempio, giunse la notizia di un'esecuzione che fu fatta di 10 napoletani da parte dei tedeschi, e anche lì morirono 3 bambini e 3 mamme. Ebbene, a quel punto Gennarino Capuozzo decise che la lotta non doveva farla soltanto come gregario portando le armi ai patrioti, ma decise lui insieme a tutti i suoi amici che dovevano portare avanti direttamente la lotta contro i tedeschi. E così si armò di mitraglietta con le bombe a mano in tasca e riuscì a fermare proprio quel camioncino su cui viaggiavano quei tedeschi che avevano commesso quella esecuzione. I tedeschi si arresero. E Gennarino Capuozzo, per questo successo che aveva ottenuto, si galvanizzò ancora di più e insieme ai suoi amici iniziarono ad affrontare anche i carri armati tedeschi, e così, nel tentativo di far saltare in aria un carro armato, lui non fece in tempo ad estrarre la sicura della bomba a mano, ma fu raggiunto da una granata e Gennarino Capuozzo morì in quell'istante. Ma proprio nello stesso giorno in cui morì Gennarino Capuozzo, nella stessa sera in cui morì,
i tedeschi lasciarono Napoli e liberarono tutti gli ostaggi. Questo gesto eroico di Gennarino fu riconosciuto negli anni nella città di Napoli. A Gennarino Capozzo sono intitolate alcune scuole e Gennarino Capozzo ha ricevuto anche l'onorificenza della medaglia d'oro al valor militare. E poi è stato ricordato anche successivamente da poeti napoletani che hanno narrato le sue geste. In particolare io volevo leggervi la poesia scritta da Adele Libero e dedicata proprio a questo piccolo grande uomo. Non sorridevi col fucile in mano, gli occhi brillanti d'odio e pur di rabbia, calzoni rotti e ricuciti in vano. Anima pronta a guerra nella sabbia, eri Gennaro, 12 anni appena. Qualcuno grande ti aveva arruolato, la tua città piena di lutti e pena dovevi liberar col solfiato. E giovinezza a volte incosciente, le tue gambe correvano veloci al vomero, alla pigna e al Mater Dei, stanando quei tedeschi i più feroci. Per 4 giorni su e giù correndo, per 4 giorni sotto un capitano, la testa in su, i proiettili schivando, ansimando, con i compagni tuoi piano. Ma il coraggio a volte non basta, proprio l'ultimo giorno andasti giù, allora ti fermasti, un colpo in testa, un colpo secco e già non c'eri più. Così, quando giunsero gli americani, non ricevesti gomme e caramelle. In braccio ai tuoi amici, i partigiani, con gli occhi vuoti, acciuffavi stelle. Quanti ragazzi, scugnizzi ancor bambini, un esercito di 100 Masaniello, riscattando tutti i napoletani, furono eroi per un futuro bello. Buon anniversario della liberazione d'Italia a tutti voi. Buongiorno a tutti. Oggi ricorre il 75esimo anniversario della liberazione d'Italia. Purtroppo sarà un anniversario anomalo dal punto di vista dei festeggiamenti, senza celebrazioni ufficiali, senza le consuete manifestazioni che si svolgevano in tutta Italia. Tutto questo a causa dell'ormai noto coronavirus, che ha stravolto la nostra vita e quella di tutta la popolazione mondiale, modificando abitudini, tradizioni, ricorrenze e privandoci di un bene prezioso, la libertà. Per fortuna però, nonostante la situazione alquanto anomala, tante saranno le iniziative volte a non far passare inosservata questa importante giornata di festa e di memoria. Noi, come Club per UNESCO di Giurdignano, per celebrare questa importante ricorrenza, abbiamo realizzato questo video, nel quale alcuni dei membri che compongono il club, giovani in particolare, esprimono le proprie sensazioni, emozioni e considerazioni attraverso l'analisi di testi storici e letterari. Tutto ciò è potuto avvenire grazie alle tecnologie che, anche se distanti, ci consentono di sentirci vicini, anche se fisicamente distanti. Entrando quindi nello specifico della giornata, la narrazione storica della resistenza e della liberazione vede come figura predominante la figura maschile. Sarebbe un gravissimo errore però dimenticare la figura della donna in questo contesto storico, che così come nella vita quotidiana all'interno dell'ambito familiare è risultata di determinante importanza nello scrivere la pagina storica della liberazione. Donne straordinarie, come testimonia il romanzo storico di Renata Viganò dal titolo L'Agnese va a morire. Donne che imbracciavano fucili, percorrevano la penisola italiana da nord a sud con biciclette, consegnando importanti messaggi militari, partecipando a vere e proprie azioni militari, fino ad allora prerogativa dei soli uomini, mettendo a repentaglio la propria vita. Tutto questo in nome di uno dei valori più grandi e cari dell'umanità, cioè la libertà. Esse però, immediatamente dopo la venuta liberazione, caddero nell'oblio, rimanendo ai margini e nelle retrovie della storia ancora per molti anni. Nonostante gli enormi e costosissimi sacrifici, relegandole addirittura tutto d'un tratto ha un semplice e immisurabile ruolo di madri o mogli. Grazie anche alle donne, oggi possiamo festeggiare la festa della liberazione dal fascismo. Se vogliamo pensare e ritornare ai nostri giorni, tra qualche giorno potrà di nuovo essere festa, una festa anomala, diciamo, dopo enormi sacrifici umani, economici, da parte di sanitari, forze dell'ordine, governanti, amministratori e anche di noi semplici cittadini, che con un piccolo gesto ma di determinante importanza, e cioè lo stare a casa chiusi, abbiamo partecipato anche noi, riappropriandoci, dopo svariate settimane, del bene che a noi più giovani, diciamo, non era stato mai negato, cioè la libertà, libertà di movimento, libertà di scambiarci un semplice ma significativo gesto, e cioè una stretta di mano, un abbraccio, un semplice e salubre stare insieme. Libertà, però,
che se non sarà accompagnata dal rispetto delle regole e indicazioni disposte dalle autorità preposte, vanificherà tutto ciò che sino ad oggi abbiamo fatto. Il rispetto delle regole quindi significa oggi rispettare l'altra persona, chi ci sta vicino e anche il prossimo. Libertà, quindi, necessariamente sarà accompagnata da responsabilità di azione e comportamenti. Solo così potremo ritornare alla vita quotidiana e alla spensierata libertà. Buon 25 aprile a tutti. Ciao! In alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te.